Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Dopo la pausa estiva riprendiamo con il mini corso sulla Sibilla Gitana, quindi andiamo avanti con l'interpretazione delle quattro carte che in questo caso sono la gelosia, il denaro, l'adolescente e la vedova. Questa è la prima carta, la gelosia. Vediamo un uomo e una donna, la donna è seduta e l'uomo davanti a lei in piedi che le bacia la mano. Sono vicino ad un albero perché distinguiamo tranquillamente il tronco di un albero e come possiamo vedere dietro a quest'albero c'è un'altra persona che è un'ombra un po' più scura che quasi si intravede appena, però sembra che siano spiati, insomma, diciamo così. Il significato di questa carta indica uno scetticismo che però è legittimo, quindi è giustificato da qualcosa. Ci sono dei sospetti che sono giustificati da un determinato comportamento. Sfiducia, però senza malizia, quindi qualcosa di realistico, di veritiero. E rivali, ci sono dei rivali che possono essere invidiosi, ci possono essere dei rancori nascosti, delle azioni, magari anche basse, delle azioni meschine. Però il tutto in qualche modo giustificato da un determinato tipo di comportamento. La carta 22 è il denaro. Qui vediamo un viso giovane, sembra quasi un bambino, però in realtà io direi che è un viso molto giovane, che sta osservando davanti a lui dei sacchi pieni di monete d'oro, comunque una cornucopia, perché questo oggetto rosso sembra un po' una cornucopia da cui escono monete d'oro, e poi a fianco c'è un sacco che sembra essere un sacco contenente del denaro. E sembra che venga un po' spiato, osservato questo denaro quasi da dietro a qualcosa, come se quasi non si dovesse essere visti. Il significato di questa carta è che c'è un momento economico che è positivo, gli investimenti danno i frutti sperati, però il rischio è quello di fare delle spese che siano superiori alle entrate, quindi un po' lo sperpero, lo spreco di denaro è il rischio. E in ogni caso questo denaro arriva in un momento in cui ce n'è un estremo bisogno. La carta 23 è l'adolescente. Qui vediamo un giovane che sta in piedi con un braccio alzato, quasi come se avesse vinto o stesse indicando una vittoria di qualche cosa. Questo significato indica entusiasmo, focosità sentimentale, fervore creativo, promozione professionale. Quindi questo atteggiamento di vittoria effettivamente perché ci sono delle cose positive. Però dall'altra parte, diciamo che l'altro lato della medaglia è l'inesperienza, si può essere un po' incoscienti, ci può essere un'eccitazione eccessiva per queste vittorie e per questi successi, quindi il rischio è quello di farsi un po' prendere la mano, di perdere un po' di vista quello che invece andrebbe tenuto bene e sotto controllo. La carta 24 è la vedova, è una signora anziana seduta in un'antica cucina. Perché c'è a fianco a lei una specie di credenza con degli oggetti, a terra ci sono degli animali, c'è un gatto, c'è quello che sembra essere un fagiano e c'è un cestino di vimini a fianco a lei, quindi è una classica signora anziana seduta in cucina. Il significato è un giudizio severo però giusto, tendenza ad evitare i legami affettivi, maturità. Può essere anche che ci sia una donna che dà dei suggerimenti che sono dettati dall'invidia, quindi dei suggerimenti un po' cattivi, poca lealtà. Questi sono i significati delle quattro carte. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.